Amici, bentornati a un video di cui non so bene il titolo e quindi non lo dirò. Ma sappiamo bene di cosa parleremo. Parleremo dei film horror che usciranno quest'estate. Di solito il periodo estivo è quello più adatto per i film horror. Quindi, se non sapete che fa, ecco il nostro amico Filippo Magnifico. Che, ripeto, non è un appellativo ma è il cognome. Perché, Filippo è un appassionato di horror della nostra redazione e quindi ci sta facendo il gentile favore di essere qui. Diciamo subito che già in sala abbiamo un horror, il primo horror che inaugura questa stagione estiva, che è Friend Request, di cui abbiamo fatto la recensione tra l'altro la settimana scorsa, quindi andatela a vedere. Questo film ha aperto questa stagione di brividi estivi. Il 23 giugno arriva la bomba, che è il sequel di The Conjuring. Ok. Il caso Enfield. Ok. The Conjuring 2, vale la pena vederlo. James Wan è una garanzia, è un horror pieno di atmosfera, guardatelo, punto. Non diciamo altro, anche perché ne parleremo abbondantemente prossimamente. Esatto, ne l'ho appena visto. Passiamo direttamente a luglio, perché a luglio mio mese preferito proprio dell'anno. Bellissimo. Perché esce un'altra chicca che gli appassionati sicuramente avranno già recuperato. Chi non l'ha recuperato può vederlo finalmente al cinema. Stiamo parlando di It Follows. È stato definito l'horror più terrificante degli ultimi anni. Beh, forse il più terrificante no, ma sicuramente uno dei migliori. Uno dei sicuramente migliori, sì. E anche di questo film vi anticipiamo che parleremo prossimamente. It Follows, diretto da David Robert Mitchell, è una pellicola molto interessante, una pellicola molto old school che riporta alla mente il grande cinema di registi come John Carpenter e anche del grandissimo Wes Craven e soprattutto di Nightmare. Per quanto riguarda risvolti di trama, non è perfetto per quanto mi riguarda nella seconda parte, però crea un'atmosfera straordinaria nella prima parte, è vero, nella seconda perde un po' il ritmo, ma è molto normale, devo dire, nel cinema moderno. La storia di questa ragazza che, dopo aver fatto sesso con un ragazzo, viene perseguitata da questa entità non meglio specificata, che assume varie forme, la insegue. E l'unico modo per liberarti di questa presenza è avere un rapporto sessuale a tua volta. Stravolgiamo il canone tipico del cinema horror. In questo caso, chi scopa sopravvive e non muore, come è. Bene, sei luglio, andate perché merita molto assai. Passiamo ora al 14 luglio, giorno della presa della Bastiglia. Ammazza quante ne sai, Filippo Magnifico. Arriverà nelle sale anche Cell. Il film è tratto da un romanzo di Stephen King. Chi non ha letto il libro vedrà il film. Il film è diretto da Todd Williams, che è il regista di un capitolo della saga di Paranormal Activity. Il libro non è che mi fece impazzire a suo tempo, devo dire che ero un po' piccolo. E dal trailer si capisce che c'è una sorta di epidemia zombie trasferita che si trasmette tramite telefono. Esatto. Mi confermi? Sì, esatto. Nel cast troviamo Samuel Jackson e John Cusack, che collaborano per la seconda volta in un film tratto da un racconto o un romanzo di Stephen King. Avevano già collaborato in 1408. Ok, quindi direi di passare al prossimo. Rimaniamo sempre a luglio, sempre. 28 luglio. Sei pieno così di roba da vedere proprio. Arriva il terzo capitolo della saga La Notte del Giudizio. Purge. The Purge. La Notte del Giudizio, Election Year, si collega direttamente con il secondo capitolo. Sì, che... l'idea furba del film è questa. Una notte all'anno potete fare quello che volete, nel senso si chiama proprio lo sfogo, sì. Quindi la gente può dare libero sfogo appunto ai propri istinti più criminali e cruenti. Il primo era ambientato dentro una casa, il secondo invece era per le strade, il terzo invece mi pare che sia dedicato a una politica. È un horror prodotto da Jason Blum, un nome, una garanzia per quanto riguarda l'horror a basso costo. È capace di prendere qualsiasi cosa e trasformarlo in una miniera d'oro, legato a saghe appunto come The Purge, Paranormal Activity. È riuscito a risollevare le sorti di Shyamalan. Quindi 28 luglio c'è il terzo capitolo di The Purge, quindi se avete visto i primi due non vedo perché non vedete il terzo. Se no recuperate, perché comunque sì, c'hanno non so che di affascinante. Passiamo ad agosto. Caldo, rovente, allora. E ad agosto uscirà Lights Out, l'esordio a lungometraggio di un regista che si chiama David F. Sandberg. È un film prodotto da James Wan, regista di The Conjuring. Quello che ne sa. Prende questi nuovi talenti. È tratto da un cortometraggio, sempre diretto da Sandberg. Vi consiglio di recuperare, semplicissimo, dura, se non ricordo, 3 minuti o anche meno forse. È proprio inquietante nella sua semplicità. Bravo. Sono molto curioso di vedere questo film perché la trama del corto è semplicissima. C'è questa entità che si nasconde nel buio e che non si capisce bene cos'è, ti perseguita. Perché questa entità agisce soltanto nel momento in cui si spengono le luci. E sono molto fiducioso, il trailer, cioè ovviamente è stata ampliata la storia, c'è sempre questa entità. Quindi siete in mutande o in costume o insomma state a prendere il sole, la tintarella, bla bla bla, potete andare a vedere questo film che esce il 4 agosto. Vi godete anche un po' di aria condizionata. Un po' di aria magari, esatto. Lights Out, terrore nel buio. Adesso facciamo un salto di un
mese perché siamo pazzi. E quindi saltiamo all'8 settembre, che è il giorno della... dell'armistizio. Vedi, non sei pronto, è il giorno dell'armistizio. E parliamo di Man in the Dark, che esce appunto l'8 settembre. Il secondo film diretto da Fede Alvarez. Nel cast troviamo Jane Levy, è la protagonista anche del remake della casa, sempre diretto da Fede Alvarez. Uno dei pochi remake, a mio parere, riusciti. È riuscito a farsi un nome e si è dedicato a un progetto molto personale successivamente. Guardando il trailer mi ricorda tantissimo Furia Cieca. Era un film con Rutger Hauer, un film action in cui lui interpretava questo ex soldato cieco. Beh, un Daredevil migliore del Daredevil di Ben Affleck. Ok, sì, ci voleva poco. Nonostante fosse cieco, lui era in grado di combattere come un vero ninja. Poi prendiamo questo personaggio, esatto, e inseriamolo all'interno di un thriller. Man in the Dark racconta la storia di questi ragazzi e decidono di introdursi nella sua casa di nascosto per fare un colpo, per derubarlo molto probabilmente. Bene. Quello che non hanno calcolato che lui è Daredevil. Lui è sì cieco, ma quando deve menare e ti deve ammazzare ci vede molto bene. Ok. Thriller più che un horror, però a giudicare dal trailer si preannunciano un bel po' di brividi. Bravo Fede, brava Jane. Direi che è tutto. 8 settembre, se volete andare a vedere Man in the Dark alias Daredevil verompe il... E niente, grazie Filippo, sei stato incredibile come al solito. Noi grazie, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, visitare la nostra pagina Facebook, andare sul blog blog.scrivi.it, dove Filippo scrive, non parla solo di horror, parla di tutto ciò che ruota attorno al mondo del cinema. Ok? Noi ci salutiamo, io sono sempre Tico, Filippo di nuovo. Ciao, alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao.